Il caso della Open Arms, la nave spagnola ONG, organizzazione non governativa, che si dedica al salvataggio dei migranti in mare partiti dall'Africa, sta agitando non poco i buonisti italiani ed europei e anche al di là dell'oceano. Vedi Richard Gere che è venuto qua come turista a darci le lezioni di morale. Ma questa volta arriva Roberto Saviano, non poteva mancare all'appello in un caso come quello della ONG Open Arms, però questa volta va giù duro, come se le altre volte non lo avesse mai fatto. Quindi il nostro caro autore di Gomorra non perde tempo per processare il ministro degli interni sui social, dove fa un bel cartello in giallo con scritto in galera e la foto sua con barba. E dice: i 134 migranti a bordo della Open Arms, dopo essere stati ostaggio dei banditi libici, ora lo sono del bandito politico Matteo Salvini, il ministro della malavita. Ma il destino di Salvini è il carcere e questo lo sta capendo anche lui. Basterà che si spengano le luci. Ma con si spengano le luci vuol dire cade il governo, tu magari hai meno protezione politica. Questo allude quando Saviano dice si spengano, basterà che si spengano le luci. Ma non finisce qui. Solo qualche giorno fa Saviano aveva attaccato in modo duro sempre Salvini usando ancora Twitter e diceva Matteo Salvini agisce da fuorilegge tenendo in mare 500 persone, di cui 150 minori. L'Europa, con il suo silenzio, è complice degli atti canaglieschi da canaglia, no? Di Salvini, utile a distrarre l'opinione pubblica dai suoi fallimenti politici. Veramente, Saviano, i porti chiusi sono così da quando Salvini è andato al governo, non lo sta facendo adesso per sviare l'opinione pubblica dalla caduta del governo, era anche prima così. Poi risponde subito Salvini, come ha sempre risposto, e dice: il signor Saviano mi vuole vedere in galera. Che faccio, amici? Gli do retta o mi dimetto e tengo duro? Non è la prima volta che Saviano attacca duramente Salvini, l'aveva fatto anche puntando il dito nel salotto di Fabio Fazio, in Che tempo che fa, con dei monologhi a senso unico dedicati proprio al ministro della malavita, come ribattezzato da Salvini. Ma sul caso Open Arms non è solo Saviano, abbiamo avuto anche Banderas, Javier Bardem, Richard Gere, quindi sono arrivati un po' moralette da tutti gli stati che si comportano. Guardate cosa fa gli Stati Uniti con i messicani sul confine, gli spara addirittura. O cosa fa la Spagna che intima all'Open Arms non partire e non andare a salvare nessuno. Immaginatevi se l'avesse detto Salvini all'ONG Mediterranea Italiana, non partire, te lo intimo, non partire, non salvare nessuno. Gli avrebbero detto di tutti i colori, avrebbero gridato, fatto una mezza rivoluzione scendendo in piazza, gridando è arrivato il nuovo duce del 2019. Quindi, però lo dicono in Spagna, non dice niente nessuno, anzi ci fanno la morale. Anche come la sindaca, come si dice adesso, la sindaca di Barcellona ha detto che siamo indegni, che non si fa così. Ha detto l'Europa obblighi Salvini ad aprire i porti, ma questa signora non ha capito che l'Europa non può obbligare nessuno. L'Europa non è sopra l'Italia. L'Italia fa parte di questa combriccola europea, ma non c'è niente sopra lo Stato sovrano, qualunque sia. Non c'è nessun organismo internazionale che sia sopra lo Stato italiano e sopra nessun altro Stato. Ricordatevi che le leggi di un trattato internazionale sono al pari della Costituzione di un paese, non sono né sopra né sotto, al pari. Comunque sia, i buonisti ne abbiamo anche visti europei e americani, quando dovrebbero guardare quello che si combina e fanno i loro stati, che sono di un'ipocrisia totale, ipocrisia al 1000%. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.